Oh ragazze, finalmente ci rivediamo. Praticamente sono un po' sparita perché mi è presa una fissazione incredibile che è quella delle saldature e degli smalti. Vedete, tipo questi, tutti questi cerchietti sono saldati, vedete, sono come in 3D e smaltati. Per cui ora sono impazzita per questa cosa. E non è che ho avuto tanto tempo per fare altro. Dunque, stamani vi faccio un tutorial, ma prima di parlare di quello che andremo a imparare, voglio fare non un'invettiva, incredibilmente, ma un'apologia, che era tanto che non ne facevo di queste apologie, ma finalmente mi è venuto in mente qualcosa di cui decantare le virtù. E cioè questa cosa è il senso di colpa. Dunque, io vedo dappertutto sui vari Facebook, nei vari pubblicità su riviste, su televisione, ovunque io mi giri, comunque c'è la così come voler divulgare semplicemente soltanto i sentimenti positivi, no? Per cui le persone negative si devono allontanare dalla mia vita. Se tu sei negativo, via via via, specchio riflesso. La tristezza non fa parte di me, la depressione nemmeno. Ragazzi, ma che angoscia, non è pensabile, soprattutto non è vero una mazza questa cosa qui. Per cui il senso di colpa è uno dei quei sentimenti considerati negativi di cui cerchiamo sempre di liberarci. Ma io dico, dovremmo cercare di acquisirlo invece il senso di colpa. Ragazzi, io sono andata in analisi 3 anni per farmi venire il senso di colpa. Il senso di colpa verso me stessa, perché avevo preso una deriva, vero che era divertentissima. Se tutti avessimo un po' più di senso di colpa, di senso di vergogna, di pudore e di rimorso, probabilmente le cose andrebbero un po' meglio, eh? Non così male come vanno. Cosa c'è di male nell'avere il senso di colpa? Ci protegge dal fare delle grandi cazzate, parliamoci chiaro, eh? Senza il senso di colpa, ognuno farebbe il suo, saremmo tutti dei grandissimi egoisti e non penseremmo mai che vicino a noi ci sono le persone che ci vogliono bene, che probabilmente con un certo comportamento le feriamo, eh? È proprio il senso di colpa che ci aiuta e che ci fa agire in un certo modo. Spesso corretto, ecco, corretto verso gli altri e prima di tutto verso noi stessi e poi verso gli altri. Per cui basta questo volersi liberare sempre del senso di colpa, della tristezza, della negatività. Ma insomma, ma ragazzi, ma voi lo sapete che c'è una malattia terribile, che non mi ricordo come si chiami, che è quella che non si riesce a sentire il dolore fisico, per cui uno un po' deficiente può anche dire che bello, meraviglia, stupendo non sentire il dolore, ma stupendo un cavolo, ragazzi, ma questa è gente che si rompe una gamba e manco se ne accorge, c'è un'emorragia interna e non se ne accorge, a un certo punto si accascia e schianta. Per cui col cavolo il dolore è essenziale, ci mancherebbe altro una vita senza dolore. Ora è chiaro che io lo dico perché non ho né il dolore fisico né quello emotivo. È chiaro che una volta che sto vivendo un momento orribile, dico no, no, basta, una vita senza dolore è meglio. Ma insomma, a bocce ferme, con la lucidità che mi contraddistingue, devo dire, io dico sì a queste cose che vengono chiamate sentimenti negativi. E voglio, ma se una persona è negativa in quel momento perché è triste, perché ha l'angoscia, perché gli è morto il gatto e perché gli girano i coglioni semplicemente, ma dobbiamo allontanarla per questo, perché ci crea negatività, ci manda onde magnetiche un pochino così non troppo felici, non troppo allegre, non troppo divertenti, non ci fa ridere dalla mattina alla sera. Ma che persone orribili saremmo, scusate. Per cui basta con questa stupidaggine, di avere soltanto. Ah, ci sono quelle pubblicità terrificanti di trucchi, di macchine, di qualsiasi cosa ormai, che come slogan finale, iniziale o a metà hanno: perché io valgo, perché io me lo merito. Fatemi pensare se me lo merito. Sì, me lo merito. Ma chi si merita cosa? Ma non diciamo stupidaggini. Ora, perché semplicemente lei pensa se si merita o meno quella macchina e ripensa tutta quella che è stata la sua vita e si dà la risposta che sì, se la merita perché è stata fatta damigella d'onore e come damigella d'onore è stata costretta a vestirsi di lilla.
Ecco, questo è un atto meritorio, praticamente. Ragazzi, per favore, ma che messaggio orribile, per cui lei si merita, merita, ragazzi. Cioè, la macchina perché si è vestita di lilla, ma nessuno di noi si merita un tubo. Ma chi decide chi si merita cosa? Per favore, smettiamo con queste stupidaggini così positive e da imbecillità ottusa veramente e capiamo che nessuno si merita nulla. Va bene, quello che abbiamo ci è caduto dal cielo e dobbiamo solo ringraziare a mani giunte. Va bene? E in più smettiamo di volerci liberare di questi sentimenti negativi perché sono gli unici, è l'unica nostra salvezza. Va bene? Il sentimento di rimorso, di angoscia e di senso di colpa è l'unica cosa che ci potrà salvare. Per cui, per favore, abbozziamola di dire stupidaggini, eh? E abbozziamola di voler essere sempre così imbecillemente, in maniera così gravemente imbecilli, allegri. Comunque, l'invettiva contro l'allegria l'ho già fatta, non mi voglio ripetere. Dunque, detto questo, spero di avervi fatto venire un po' di senso di colpa, di non avere il senso di colpa. Ecco, abbiate il senso di colpa. Detto questo, voglio insegnarvi oggi a fare dei giri con il filo d'alluminio. Dei giri un po' sconclusionati a caso, ma che hanno degli effetti molto bellini, come per esempio questa collana, vedete? Questa collana è formata da un elemento centrale che è fatto da un unico filo, tutto avvolticciolato su se stesso in maniera non uniforme. Poi ci ho aggiunto delle perline. Questa è agata, mezzi cristalli, agata muschiata più piccola. Perline da 8 direi o da 6, no, da 6 e poi degli altri elementi che poi vi farò vedere come ho realizzato, insomma, sempre con la stessa tecnica. Con questi avvolticciolamenti si possono fare un sacco di cose, anche degli orecchini che ora non ho qui per farvi vedere, ma insomma, sta un po' alla vostra fantasia. Io ho fatto questo tipo di collane, ho fatto questo tipo di braccialetti. Guardate Bellini, questo è un braccialetto rigido fatto con il filo da 3, altrimenti non regge. E ora qui ci devo mettere una chiusura a calamita, ma insomma è così. Guardate Bellini, vedete? Poi se vi piace un po' più la simmetria li potete anche fare uguali, non importa. Ho fatto questa collana rigida, che anche qui devo metterci la catenina con la chiusura, ma insomma non importa. Questa poi è ganza perché si adatta a ogni tipo di collo, la volete più larga, la volete più stretta, più a girocollo. Guardate com'è bellina, è proprio bellina da morire. Semplicissima, molto leggera e si indossa molto facilmente. Ecco, ho fatto anche un'altra cosa un pochino più elaborata, ma insomma, che è questa, con un filo più fine che un filo da uno e mezzo. Ho trovato delle perle di vetro a foro un pochino più largo rispetto alle altre, ce le ho infilate e ho fatto tutti i giri considerando anche poi la perla, va bene? Ma insomma, questo sta alla vostra fantasia, però questo, diciamo, se fossero i ferri, se fosse la maglia, sarebbe un punto base, va bene? Allora, quello di cui abbiamo bisogno è un filo, sicuramente non inferiore a 2, perché anche questo da 1,5, sì, ma insomma va fatto molto molto fitto perché sennò si spampana. E poi per un pezzettino breve, infatti vedete che ci ho fatto qui quegli altri moduli a catenina, perché sennò un'intera collana con il filo da 1,5 non regge, va bene? Si può fare un modulo centrale, oppure anche degli orecchini sicuramente. Comunque, diciamo, in linea di massima io prendo il filo da 2, 2,5 o 3, da 4 non mi piace, viene troppo un mappazzone. Le pinze tronchesine e le pinze a punta tonda o comunque un mandrino di sezione tonda intorno a cui avvolticciolare il nostro filo. Si può anche farlo a mano, ma bisogna avere un pochino più di manualità. Comunque questa non è un problema, ognuno poi l'acquisirà. Adesso vi faccio vedere, vediamo se si riesce. Va bene.
Allora, io vi consiglio di non tagliare il filo, ma di lavorare attaccati al rocchetto, capite? Altrimenti rischiate sicuramente di sprecare filo, perché ne fate o troppo o troppo poco. Io non ho idea di quanto filo ci voglia. Ce ne vuole abbastanza, perché i giri sono avvolticciolati su se stessi, per cui lavorate con il filo attaccato al rocchetto. Adesso io levo la punta, vedete? C'è la puntina, per cui io la levo. Ecco. Vado e faccio un piccolo anellino che sarebbe la chiusura, va bene? Sarebbe questo. Oppure della collana questo. Dove andrò a attaccare il mio elemento. Adesso inizio con le mie pinze a punta tonda a fare, senza strizzare troppo il filo, mi raccomando, tanto l'alluminio è morbido, altrimenti segnate il filo ed è molto brutto, sa proprio di sciatto. Allora vado a fare un bel giretto, vedete, e formo questa O. Prendo il filo con le mani e vado a avvolticciolarlo, dai, avvolgerlo, non parliamo proprio così fiorentino, su se stesso in maniera un pochino più larga rispetto al centro. Poi questo lo potete fare come volete, più stretto, più largo, non importa. Adesso la cosa importante è che io vado a fare la stessa cosa, ma nel senso opposto, non nello stesso senso, perché altrimenti viene un cerchio e non mi piace, insomma, non ha punta armonia. Per cui il filo va in giù, io prendo più o meno a questa altezza il filo con le mie pinze e rigiro in su questa volta, ok? Vedete, faccio il mio solito nodino e di nuovo rigiro in maniera un pochino più larga rispetto al centro, e ecco che è venuta una cosa diversa rispetto al primo, simile ovviamente perché è la stessa tecnica, ma diversa. Adesso di nuovo vado in giù rispetto al filo, così, e in giù. E via discorrendo, vedete, è venuto ancora diverso, per cui su questo voi vi potete assolutamente sbizzarrire. Adesso vi faccio vedere con un filo che non va bene perché da uno, ma voglio farvi vedere come inserire le perle. Se trovate delle perle a foro un pochino più largo, potete metterle nel filo da 1,5, da 2. Ci sono quelle simil Pandora che a me proprio non mi piacciono, ma insomma, chi piacciono le può usare. Ecco, che hanno il foro bello largo, allora a quel punto ci sta anche da 3 forse. Però vi faccio vedere in un pezzettino di filo da 1, va bene? Come filare le perline, come prendere le perle, via. Allora, noi lavoriamo sempre con il rocchetto attaccato, ovviamente, come ho appena detto. Allora, immaginiamo di infilare questi qui, va bene? Ve lo faccio vedere con 2. Prima io infilo tutte le perline di cui ho bisogno, di cui penso di aver bisogno, ok? Ecco, ho preso proprio il rocchetto incastrato. Allora, aspettate un attimo, rilevo tutto perché sennò non c'è abbastanza filo, ovvia, ecco. Allora, prima di tutto noi contiamo di aver bisogno di 10 perle, infiliamole tutte prima. Se è meglio abbondare, ragazze, perché una volta che inizia il lavoro non potete più aggiungerle, mentre invece se abbondate, anche se le perle vi avanzano, le sfilate e le rimettete a posto. Ecco, per cui fate un rapido conto e infilate tutte le perle di cui pensate di aver bisogno, ok? Allora, io faccio il mio solito nodino, ora faccio a mano, ragazze, tanto con questo filo è più semplice. Faccio il mio solito nodino per riuscire poi dopo a allacciare la mia creazione. Allora, nodo stretto, nodo giro più largo, a questo punto ne faccio anche uno un po' più largo, visto che comunque il filo è fine, va bene? Non lo fate col filo da uno, questo è solo un esempio, va bene? Rifaccio, vedete, in giù il mio nodino, anzi cappietto, via, e faccio così, ok? A questo punto io voglio mettere la perla, la faccio scorrere, però ancora non la inserisco, ecco, faccio il nodino,
La inserisco qua. E giro più volte, insomma almeno due volte, ok, intorno alla mia perlina. Vedete, riaggiusto perché questo filo comunque non va bene, si apre moltissimo, e di nuovo ricomincio, faccio il nodo, insomma il cappietto lo faccio più largo e via, vado avanti, il filo va in qua e io lavoro in su. Ora io mi spiego un po' male, perché ragazzi, io sono stata malata, sono stata malissimo, ho avuto un'influenza di quelle tipo gastrointestinali, e almeno speravo, mi consolavo sperando di perdere almeno un ettogrammo, nulla, neanche un decigrammo che ci facevano studiare a scuola, niente, uguale, ecco, per cui è stata una malattia del tutto inutile. Faccio due altri giretti, va bene, rifaccio scorrere la mia perla e via, avvolgo intorno alla perla, ok? Un paio di volte, in questo caso con un filo da tre basterà una volta, ovviamente, ecco, vedete? E poi ricomincio e via, tra-da-da-dan, tra-da-da-dan. Ecco, cosa viene? E è esattamente lo stesso principio con cui ho fatto questa, va bene? Solo che questo è un filo da 1,5 con delle perlozze di vetro che hanno un foro più largo, per cui entravano anche in quelle da 1,5, va bene? Per cui potete fare benissimo un elemento così, potete fare degli orecchi. Braccialetto ve lo sconsiglio perché non regge molto, ma insomma, vedete, bellino? Per cui questa è una cosa da principianti, che però ha un risultato secondo me fichissimo, un po' inusuale e un pochino sicuramente asimmetrico, che per una come me così ossessiva non dovrebbe andare bene, ma invece mi piace da impazzire. Potete fare un sacco di cose, vi potete sbizzarrire, mi raccomando non strizzate troppo il filo con quelle pinze perché è orribile. Detto questo, basta, io vi saluto, ragazzi, un video durato 16 minuti, incredibile, non mi riconosco più, comunque, l'amica Alessandra Siani, mi sembra che si chiami, che ringrazio tantissimo, mi ha mandato il link di un sito francese dove vendono il filo di alluminio, ragazze, di tutti gli spessori, veramente c'è da perdere la testa, e di tutti i colori. Ora io uso pochi colori, va bene, perché sono fissata, ma insomma chi usa anche i colori colorati, viola, lilla, azzurro, blu, rosso, c'è di tutti i colori e veramente degli spessori che non si trovano da nessuna parte. Adesso io non me lo ricordo in questo sito, comunque ve lo metto qui sotto nel box informazioni, perché è stata super carina e c'era sempre, se no da impazzire per trovare il filo spesso, siccome tante di voi me lo chiedono, dove trovo il filo da 3, da 4, finalmente c'è un sito stupendo dove poter scegliere un sacco di cose. Grazie tantissimo Alessandra Siani. Ciao ragazze!